innanzitutto per me stessa. Successivamente, magari è sempre stata la mia vocazione, io non lo sapevo. Tutto qui. Però sicuramente non ho mai fatto Reiki. No, non ho mai, però ho cercato talmente tanto di queste discipline che mi ha colpito. Voglio andare a fondo perché mi sono legata molto ai chakra, allo yoga, alla meditazione e ho iniziato a vedere i benefici, ripeto, su me stessa. All'inizio pensavo che fosse una calma apparente. All'inizio, quando ho iniziato a fare queste cose, ho detto sto impazzendo perché nonostante i problemi sono positiva, nonostante i problemi mi sento in forma. Avevo preso 10 kg e nel giro di 2 mesi sono riuscita a perderli, ma non con un'alimentazione chissà cosa, mangiando semplicemente bene. Quindi è stato un equilibrio proprio che io ho ritrovato con me stessa. E poi casualmente ho trovato il suo corso, proprio perché mi sono messa lì a cercare. Ed eccomi qui. Molto Ti semplice. ringrazio. Grazie a voi. Grazie. E diamoci del tu. Buttiamo Va bene, grazie, dai. giù i formalismi, così insomma siamo anche più rilassati e tranquilli. Grazie. Per educazione aspetto sempre che me lo dicano. Grazie Serena, grazie alla tua condivisione. Lucia, tu invece? Allora, intanto ciao a tutti. Io ho 52 anni, faccio la fisioterapista. Da un anno ho iniziato un percorso yogico di tipo spirituale. Quindi tra ovviamente il percorso che mi sta prendendo in maniera notevole, tra il lavoro appunto che svolgo con passione e per scelta, ho pensato che il Reiki potesse essere una marcia in più. Potesse aiutarmi maggiormente nell'aiutare gli altri e non, anche a me stessa, perché ovviamente il percorso yogico mi sta aiutando molto. Io mi sono ritrovata molto nelle parole di Serena quando diceva riesco ad affrontare delle situazioni difficili con una calma che non riconosco. Anche io, come Serena, dopo aver iniziato la meditazione e questo percorso, ho perso 10 kg, ma il mio era anche legato ovviamente ad un problema di stress e di cortisolo che con la meditazione e con questo percorso sono riuscita diciamo, a tenere basso e quindi a perdere questi 10 kg. Niente, tutto qui. Spero, che il Reiki riesca a completarmi, ecco, a Ti completare un po' ringrazio. questo percorso mio, sia personale che professionale. Ti ringrazio molto per la tua condivisione, Lucina. Grazie. Prego. Andres. Ci senti, Andres? Credo di no. Va bene, intanto Ecco, mettiamo forse in. ora mi sentite, forse ora mi sentite? Sì, adesso sì. Oh, meno male. Ok, no, sono qua con il mio bimbo, sono un po', diciamo, indaffarato oggi perché oggi è qui con me, che mi fa un po' di compagnia. Vai Molto tranquillo. veloce, sarò molto veloce. E, diciamo, io sono programmatore, vengo dall'Argentina. Diciamo che non ho mai praticato Reiki, ma è una cosa che mi ha colpito molto, mi affascina. E quindi volevo un pochettino approfondire questa cosa qua, soprattutto per me stesso. E poi niente, che dire, mi piace ballare, sono appassionato del ballo, pratico yoga per me stesso e insomma,
un po' tutto qui, insomma. Va bene, ti ringrazio, Andres. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Galaxy S10. Adesso arriva, papà. Vabbè, non risponde Galaxy. Andrea, Urso. Ok, neanche Andrea risponde. Nina. Nina, sì. Però non ti sentiamo. Vuole sentire? No. Allora provo così. Adesso sì. Adesso okay. Sì. Ok. Ciao a tutti, sono Nina, ho 35 anni e sto affrontando un periodo un po' difficile, quindi mi sto avvicinando molto alla spiritualità e mi affascina moltissimo. Non conosco la disciplina, però mi piacerebbe moltissimo conoscerla. E niente, sono qui per imparare, sono qui per scoprirmi, sono qui per tante cose. Ti ringrazio, Nina. Grazie per la tua condivisione. Grazie. Sabrina Maron? Per parlare devi aprire il microfono, eh? Ci dovrebbe essere un pulsantino. Ecco, ecco. Adesso sì. Vai. Riusciamo? Eccomi. Sì. Allora, io sono Sabrina, ho 53 anni. Io conosco il Reiki perché 23 anni fa ero stata attivata, poi per vari motivi non ho praticato, però sono sempre stata attratta e ne ho avuto anche dei benefici, devo ammetterlo. Mi ha aiutato molto in quel periodo e tuttora sento che è in me. Volevo approfondire, ricominciare a praticarlo, a approfondire e a riscoprirmi. Questo è un cammino continuo che sto facendo e di crescita, di conoscenza. Diciamo che vorrei riconoscermi, ritrovarmi. Allora sono stata attratta dalla tua proposta e ho detto è ora di cominciare. Eccomi qui allora. Perciò, ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio, grazie della tua condivisione, Sabrina. E Alba? Ci sei, Alba? Buonasera, mi sentite? Ciao a tutti. Sì, ciao, buonasera. Io, Rest, siamo collegati da un unico account. Va benissimo. Sì. Intanto, sì. Piacere nostro, siamo Alba e Celeste. E io, Graziano, intanto ti parlo di me. Io ho 23 anni. E nella vita mi occupo di trading online, quindi investimenti finanziari, business digitale. E okay, da qualche anno mi sto abbracciando al mondo spirituale, quindi perché cioè, c'entra anche col business che faccio, perché comunque ci vuole tanto equilibrio interiore in tutto quello che si fa. E in realtà ho conosciuto il Reiki grazie appunto a Celeste, che è la mia ragazza, e quindi ho colto subito l'occasione, anche perché sto facendo un percorso anche di coaching, di mental coaching, e comunque è meglio mettere le cose insieme, così appunto faccio un percorso completo, ecco. Va bene, ti ringrazio, Alba. Celeste, vuol dire qualcosa pure tu? Sì, ciao a tutti. Vai. Intanto, allora, io sono una ragazza di 28 anni, come ti dicevo sono un personal trainer, quindi mi occupo di benessere. È da anni che cercavo appunto di approcciarmi a questa disciplina. Oggi è il momento giusto, perché insomma ho conosciuto te, quindi vediamo di intraprendere questo percorso. Grazie Celeste. Grazie a te, Graziano. Grazie a entrambe per la vostra condivisione. Rimane Andrea, però non so se c'è, se vuole dire qualcosa, perché Galaxy 10 sarebbe Valeria, ha scritto in chat, dunque ci saluta. E dice che sta in macchina e dunque la connessione non è buona. Andrea invece non ha risposto, va bene. Dunque, a questo punto mi presento io, così concludiamo le presentazioni. Io sono Graziano,
e ho iniziato a fare Reiki nell'89, dunque parecchi anni fa, e si è presentata questa opportunità che però avevo già, insomma, conosciuto in Svizzera, perché sono nato e cresciuto in Svizzera, sono stato 22 anni nella Svizzera tedesca, a Lucerna, e quando avevo 16 anni un mio amico, un compagno di scuola, la madre, aveva appena fatto questo master in Reiki, lei veniva dalla Germania, e mi aveva proposto di fare quel seminario. Però all'epoca io, insomma, non ero pronto per fare questa esperienza. L'ho fatta poi, appunto, successivamente nell'89. A quell'epoca praticavo il buddismo di Nishin Rinpoche Shoshin. Ho sempre abbracciato un po' le discipline olistiche, perché venivo comunque dalle arti marziali, cosa che ho iniziato a 12 anni e che ho portato avanti fino adesso. E dunque il mondo, diciamo, orientale era per me nulla di strano o di lontano. E dunque quando poi nell'89 si presentò questa occasione, io la colsi e feci questo primo livello. E da là in poi il Reiki non mi ha più abbandonato. Io sono uno psicologo clinico, dunque mi occupo anche di psicologia, e trovo che questa disciplina sia molto interessante per tanti versi, e specialmente anche per quanto riguarda la crescita personale. Io ho visto che più di qualcuno di voi ha comunque toccato un po' il tasto, no, della crescita personale. E il Reiki come disciplina, ma anche come sistema, si fonda proprio sulla crescita personale. Cioè il fondatore Mikao Sui, diciamo che quando lui crea questo sistema, partiva proprio dalla base di la ricerca del Satori, Lanchin Ratsumei, che sarebbe questo stato di pace, questo stato di non divisione, la riconnessione con il sé, con il vero sé, che comunque Mikao Sui ha conseguito negli ultimi anni della sua vita, dopo che ha fatto appunto più volte, ha cercato di arrivare appunto al Satori. E da là poi nasce il Reiki come termine, il Reiki Ryoho, dunque l'utilizzo del Reiki a scopi terapeutici non è che l'ha inventato Mikao Sui, perché era una tecnica che veniva usata già in quell'epoca dove Mikao Sui appunto era nato, e c'erano anche altri personaggi che, o chiamiamoli così, professionisti delle tecniche bioenergetiche che usavano il Reiki Ryoho, tant'è che fu anche scritto un libro sul Reiki Ryoho e parlava proprio dell'efficacia di questo metodo. E invece l'Usui Reiki Ryoho, che dunque, vedete, ha messo il suo nome davanti al Reiki Ryoho, aveva qualcosa di diverso, perché il fine di Usui non era tanto quello di creare un metodo di guarigione che già esisteva, ma creare un percorso di crescita personale che poteva portare le persone a conoscere se stesse, a conoscere il vero sé, e che potesse portare l'individuo alla felicità. Infatti lui parla del Reiki in termini del metodo segreto per attirare a sé la felicità o la fortuna, la medicina miracolosa per tanti mali. Perché dice questo? Perché secondo lui, quando la persona è felice, quando la persona è centrata, quando sta bene, si va nel flusso dell'universo, cioè non si creano più resistenze, non si creano più difese e si lascia fluire, cioè si fluisce insieme alla vita. La vita quando accade? La vita accade adesso, chiaramente, nel qui ed ora. Dunque per essere felici e per essere consapevoli della felicità bisogna viverla istante dopo istante, cosa che non è possibile se noi siamo proiettati nel passato o se siamo costantemente proiettati nel futuro. Dunque, realizzare se stessi, molti
quando si parla di questo termine in spiritualità c'è molto fraintendimento, perché si pensa che bisogna raggiungere qualcosa, no? Per realizzare, come quando uno dice uno si deve realizzare, che ne so, nel lavoro, o si deve realizzare, no? In un ambito, si pensa che bisogna raggiungere qualcosa, bisogna arrivare a qualcosa. Invece no, la realizzazione in ambito spirituale non è raggiungere qualcosa, ma è diventare consapevoli di qualcosa, che è diverso. Cioè, consapevoli di chi sono veramente. Ora, qua entriamo un po' in ambito psicologico, perché l'ego comunque fa parte di quel, di quello strumento che noi utilizziamo per identificarci, mentre la mente è quello strumento che noi usiamo per pensare. E la nostra identità è costruita su delle identificazioni. Noi ci identifichiamo con delle cose. Quando parliamo di noi, noi diciamo, insomma, ci diamo degli attributi. Quando dici chi sei tu? Io sono Graziano. Ok, sei un nome. Però chi sei? Vabbè, sono una persona. Però chi sei? E così via, no? O come sei? Allora inizio a dire, non sono calmo, sono nervoso, oppure sono questo, sono quello. Dunque sono tutti, diciamo, parti in cui noi ci identifichiamo che creano la nostra identità. Però da dove noi prendiamo queste identificazioni? Ok? Il Reiki va a esplorare un po' anche questo. Dunque, quali sono le sorgenti, le fonti a cui noi ci siamo rifatti per dire io sono questo? Mentre il vero sé, la grande luce splendente, il daikomio, è quella luce che è perennemente, non è che è qualcosa che bisogna raggiungere o bisogna realizzare, perché è già là, solo che è offuscata da tutti questi veli che noi gli mettiamo sopra e con cui noi ci identifichiamo. Dunque fare Reiki vuol dire un po' togliere questi veli, uno per uno, per arrivare a quella luce. Questo è il, diciamo, il significato più profondo del Reiki. Usui era frustrato a un certo punto della sua vita perché non riusciva a raggiungere questa illuminazione. Allora, lui faceva già Zen, dunque praticava la meditazione Zen, e va dal suo maestro e gli dice: guarda, io sono molto frustrato perché non riesco a realizzare lo scopo della mia vita, che è proprio quello di arrivare al Satori, all'illuminazione. E ho provato più volte, però non è cambiato nulla. E dunque il suo maestro gli dice: allora vai sulla montagna, sul Kurama, e muori. O riesci a illuminarti o muori. E glielo dice così, senza mezzi termini. E Usui rimane per un attimo, insomma, così scioccato, però poi capisce, dice: ok, o realizzo, la mia vita non ha senso, perché se questo è il mio scopo, se io non lo riesco a realizzare, se non riesco a portare questa consapevolezza nella mia vita, è inutile che continui a vivere. E va sulla montagna e inizia a digiunare. Ed è proprio là, in questo ultimo suo tentativo, dopo 20 e passa giorni di digiuno, che lui, insomma, ha questa esperienza di Satori. E da là in poi gli cambia completamente la visione della vita. Gli cambia la visione della vita e scopre anche che l'energia, che era qualcosa che lui pensava che era esterna a lui, o che comunque, cioè, ti devi collegare e via discorrendo, scopre che lui è parte di questa energia, non è qualcosa di estrapolato, di esterno, ma ne fa completamente parte. E non creando più quella divisione, no? Tra dentro e fuori, tra l'energia interna e l'energia esterna, lui capisce che diventa parte di qualcosa di più grande, di più espanso. Ed ecco che è pronto anche a includere tutto, no, non c'è più divisione. E questo lo spinge poi a insegnare, a trasmettere questa sua esperienza, questo suo metodo che si chiamava appunto Usui Reiki Ryoko o Usui Teate o Usui Do, gli ha dato diversi nomi nell'arco del tempo, e inizia a divulgare il suo metodo, la sua esperienza.
che non era neanche standardizzata, perché lui ad ogni persona insegnava in base all'inclinazione, all'intelligenza, al talento. Dunque il Reiki diventa un'ottima opportunità per andare un po' alla fonte, no? All'essenza dell'essere. Chiaramente non è qualcosa che si raggiunge in un attimo, è qualcosa che ha a che fare con un percorso, un cammino, un percorso, dove il compito della persona che fa questo percorso non è tanto di arrivare all'obiettivo di, ma di fare esperienza di quel viaggio che sta facendo, perché durante quel viaggio apprende tante cose che istante dopo istante gli modifica la sua consapevolezza, perché ad ogni ispirazione, ad ogni ispirazione non siamo gli stessi, tutto è mutevole, capite? Mentre il nostro io cerca stabilità e vuole, no, qualcosa di stabile, di fisso, di controllabile, la vita invece è l'opposto. La vita è fluente e mutevole, fluisce. Non gliene può fregare di meno di quello di cui noi abbiamo bisogno. Dunque noi siamo in costante, continuo movimento, cambiamento, evoluzione. E proprio quando noi mettiamo resistenza al cambiamento, quando iniziamo a difenderci dal cambiamento, quando iniziamo a sabotare il piano evolutivo del nostro essere, che chiaramente si manifestano poi tutte quelle situazioni della nostra vita dove appunto puoi mettere 10 kg e li puoi togliere, che sono né più né meno che un messaggio da parte del nostro corpo per dirci: fermati un secondo, dai attenzione a quello che sta succedendo e cerca di non resistere, ma di fluire. Dunque questo corso chiaramente vuole essere un'introduzione al Reiki, non può essere qualcosa che vi forma, capite? Cioè questo, bisogna essere onesti in queste cose. Il Reiki di solito viene propinato in un weekend, e in questo weekend poi ti danno l'attestato, sei operatore, vai e guarisci le persone. Insomma, la mia scuola è stata pioniera già da subito, da quando l'ho aperta e fondata 20 anni fa, perché mi sono ribellato a questo tipo di insegnamento, perché ritenevo che era completamente superficiale e che non dava nulla, zero, era un contenitore vuoto, un pezzo di carta attaccato al muro che però non ti qualificava e non ti dava reali competenze. Inoltre, questa mia intuizione, dopo che però per 10 anni io non sono diventato subito master, perché ci ho messo quasi 10 anni prima di diventare master, perché ho fatto tantissimi trattamenti, trattavo tanto le persone, che mi ha aiutato a capire il Reiki anche, e mi ha aiutato anche a capire tutte quelle lacune che io avevo, le mancanze che avevo, le incompetenze che avevo nell'ambito terapeutico, se lo vogliamo chiamare così. Dunque, quello mi ha aperto tanto gli occhi. Sono grato a quell'esperienza che ho fatto terapeutica, di percorso terapeutico, anche su me stesso, per capire a fondo cos'era questo sistema. E dunque, quando poi sono diventato maestro, non potevo portare avanti la bugia o l'illusione, la mistificazione, la manipolazione che ancora oggi, tutt'oggi, esiste in questo sistema. E dunque, da parte mia, sia eticamente che moralmente, avrete la verità su questo sistema. E tutto quello che io in 30 anni di ricerca, di confronti, che continua tuttora, e ho realizzato e che vi voglio offrire. E non ci saranno manipolazioni, non ci saranno mistificazioni, non voglio detenere nessun potere, non voglio essere mistificato, come spesso avviene in questo ambito, il guru vestito di bianco, il maestro con il japamala in mano, il canti mantra, che sta a 1 metro di altezza, lui che apre i canali e dunque ha il potere di illuminare gli esseri. Tutto questo chiaramente non mi appartiene, anche perché è una mente molto scientifica alla base, e dunque andrei contro proprio la mia natura. Sono però per la ricerca,
Tant'è che una mia ricerca a gennaio è stata pubblicata su una rivista internazionale americana di medicina e anche di terapie alternative, una ricerca che io ho fatto proprio sul Reiki e la sua efficacia. Dunque, il Reiki è solo un effetto placebo? Questa è la domanda che mi sono posto e da là poi ho iniziato a fare questo progetto, questo disegno di ricerca che in 2 anni l'ho realizzato su un campione di 70 persone. Dunque, il Reiki funziona, è un sistema molto efficace, però va contestualizzato bene, perché altrimenti questo sistema che ci può offrire dei strumenti validi per fare un lavoro personale e poi magari un giorno anche aiutare gli altri, perché no? Se non lo facciamo da subito con i giusti passi, ci può portare invece ad aumentare ancora di più quella distanza dal nostro vero sé, perché continuiamo a stare nelle relazioni di delega. Ok, dunque, questo di delegare sempre a qualcuno il fare, no? Mo è l'energia, mo è il maestro, mo è quello, mo è quell'altro, e ci affidiamo sempre a qualcosa. E di fatto ci depotenziamo, perdiamo potere, no? Cioè, non sono mai io a fare, è sempre l'altro, l'energia, o i simboli, o il maestro. Invece no, in questo percorso io vi voglio offrire uno strumento in cui voi diventate il capitano della vostra nave. E dove voi tracciate la rotta, e non siete il mozzo, ma siete il capitano. Per fare questo dobbiamo però assumerci la responsabilità della rotta che noi vogliamo mettere e dobbiamo avere il coraggio di percorrerla, questa rotta. Ok? Dunque io vi offrirò tutta una serie di strumenti per lavorare e per uscire anche fuori dalle relazioni di delega, che spesso, come succede quando si delega a qualcuno, ci si rimane male perché le aspettative sono sempre alte e quello che poi succede quando deleghiamo, queste aspettative quasi mai, vengono poi, insomma, soddisfatte. Come si dice, chi fa per sé, fa per tre. E dunque, questo è il mio intento, l'intento di questo corso. Dunque lo dico anche già da subito, ecco perché anche è stato buono un po' per conoscerci, se no altrimenti domani avremmo perso ecco, mezz'ora per presentarci. Invece voglio da domani già subito iniziare con quelli che sono gli argomenti. E questo corso non ha l'intento, l'intenzione di farvi diventare guaritori dopo 5 giorni, ok? Non è questo l'intento. Il mio intento è un altro. E introdurre tutti quelli che sono gli strumenti, o comunque introdurre quelli che sono gli argomenti, farvi conoscere le potenzialità di questo sistema, affinché voi possiate veramente poi decidere se volete approfondire e dunque magari iniziare a fare un percorso, oppure dire no, ok, magari è una cosa che farò così per me ogni tanto, un autotrattamento, faccio una meditazione e va bene. Ma certamente non sarò io mai a dire che dopo questo corso voi adesso siete operatori Reiki, andate, portate pace, amore e luce, perché dobbiamo comunque inevitabilmente a un certo punto essere onesti con noi stessi, dobbiamo dirci la verità ed è chiaro che tu puoi portare la luce se l'hai realizzata, puoi portare l'amore se l'hai realizzato l'amore dentro di te. Puoi portare guarigione se sei guarito. E non puoi offrire qualcosa che non hai, no? Su questo penso che ognuno di noi può convenire. E ancora più pericoloso è voler offrire, che ne so, l'acqua a qualcuno quando noi non ne abbiamo a sufficienza per noi. Anche questo può essere un pericolo. Dunque, tutti quei croce rossini che spesso corrono in aiuto agli altri, ma in fondo sono un grido di aiuto per essere invece aiutati, ecco, questo percorso magari potrebbe proprio aiutare a rivedere le proprie impostazioni e a capire che forse dobbiamo mettere noi
al centro della nostra vita, innanzitutto, perché siamo degli esseri importanti, siamo degli esseri unici e abbiamo un sacco di potenzialità, abbiamo molti talenti che magari non sono neanche stati scoperti. Perché? Perché c'è tutta un'impostazione, magari educativa, magari sociale, che non ce l'ha permesso. Perché ci siamo identificati con tutta una serie di cose che ci fanno credere che stare nell'ombra è meglio, che far fare agli altri conviene di più, che assumersi la responsabilità alla fine forse non ti dà tutti quei risultati, però magari non mi devo poi sentire un fallito se magari non riesco poi, no, a raggiungere gli obiettivi che mi sono posto. Dunque, quando si parla di energie, ok, quando si parla di bioenergie, è sempre connesso con uno stato mentale, perché l'energia segue il pensiero. Buddha già 5.000 anni fa ha detto: siamo ciò che pensiamo. Con il pensiero abbiamo creato il mondo. Dunque, è tutto là. Mente e corpo sono due entità che lavorano indipendentemente, ma sono fortemente connesse, si influenzano un l'altro. Infatti si chiama identità funzionale. Dunque tutto quello che succede nella mente ha un'influenza sul corpo e tutto ciò che succede nel corpo ha un'influenza nella nostra mente. Dunque la qualità del nostro pensiero determina la qualità della nostra energia, della nostra bioenergia. E la quantità dell'energia pure è molto importante. Cioè quanta energia ho e che qualità ha questa energia. E in questo percorso spero che vi possa offrire appunto gli strumenti per poter anche rispondere a queste domande. Perché lo ritengo molto importante, specialmente se la merce che uno vuole offrire è proprio questa energia. Il Reiki viene proposto come metodo terapeutico, imposizione delle mani, cura dell'altro, ok? Che secondo me è un effetto collaterale positivo. Cioè, una volta che si è lavorato su di sé, si è insomma raffinato le proprie energie, perché di questo si tratta, è una raffinazione, una sorta di purificazione, no? Della propria energia, ecco che allora effettivamente possiamo essere di aiuto all'altro attraverso l'utilizzo dell'energia. Ma se la mia energia non è ad una frequenza abbastanza alta, se non è abbastanza pulita, se non ne ho una quantità adeguata per sostenere un trattamento, per tutta una serie di leggi, tipo la legge dei vasi comunicanti, addirittura io posso togliere energia all'altro. Questo corso vuole anche affrontare tutte quelle tematiche relative alla relazione di aiuto, che nel corso in un corso di Reiki di un weekend nessuno vi spiegherà, ma da psicologo ve lo dico io, quando entriamo in relazione con una persona, e ancora di più, quando noi tocchiamo una persona fisicamente ed entriamo in un ambito molto intimo della persona, si possono scatenare molte cose. Come gestisco il rilascio emotivo dell'altro? Come gestisco la mia empatia? E parleremo di setting, setting esterno, setting interno dell'operatore, il pericolo del transfer. Che è sempre il pericolo del transfer, può già avvenire alla prima telefonata. E vi farò capire come eventualmente a livello terapeutico andrebbe gestito un trattamento, un ciclo di trattamento, affinché non si creano pericoli. Parlerò anche dell'anatomia sottile, dunque come funziona il nostro campo bioenergetico. Parleremo dei chakra perché nel metodo occidentale la Takata ha inserito i chakra.
Parlerò però anche dei blocchi energetici. Cos'è un blocco energetico? Come si crea? Che funzione ha? E poi, chiaramente, ci saranno tutti i tutorial che potrete avere su come fare i trattamenti, gli autotrattamenti, e verranno anche offerti degli esercizi, per esempio, per lavorare sulla propria bioenergia attraverso degli esercizi di Qigong, dunque il Baduan Jin. Avrete anche là tutta una serie di tutorial che vi aiutano, volendo, a fare una routine. Lavoreremo magari sulla sensibilizzazione psichica per percepire, che ne so, l'energia di una pianta, l'energia che può avere il nostro gatto, l'albero, il fiore o la nostra energia. Chiaramente non lo possiamo fare in profondità, perché ognuno di questi argomenti che andrò a trattare magari avrebbe bisogno di un suo corso, ma cercherò veramente di trasferirvi tutto quello che è necessario per poter iniziare nel miglior modo possibile un percorso con questo sistema. Bene, questo è quello che io avevo voglia di dirvi, ma era sicuramente un modo anche per conoscerci, per vederci, anche se mancano delle persone, ma poi avranno la registrazione. Intanto anche Andrea ha scritto, dice che ha 32 anni, un'infermiera, aromoterapista, e diciamo che da poco lei è entrata in questo mondo con la meditazione e adesso vuole scoprire il Reiki. Grazie Andrea della tua condivisione. Ora vi apro a voi invece, se voi avete delle domande, magari volete chiedere qualcosa, se avete, che ne so, dei dubbi o qualcosa che volevate capire meglio sul corso, su quello che ho detto. Dunque lascio a voi la parola, vai. Allora, grazie, perché a molte domande già hai risposto, perché infatti ho alzato la mano per capire se ci avresti dato o meno degli esercizi, e hai già risposto. Inoltre volevo chiedere, appurato il tempo di cui abbiamo bisogno proprio per poter iniziare a operare, perché sono d'accordo con te quando dici che il lavoro l'ho fatto prima su se stessi. Motivo per questo io vorrei capire se dopo questo corso saremmo comunque pronti a livello teorico, non pratico, eventualmente anche già per il secondo livello, una volta che invece saremmo pronti noi stessi. Allora, questo livello qua è il livello più importante di tutti. Ok? Questo è tra tutti i 3 o 4 livelli, dipende dal sistema che ci sono, questo è il livello più importante, perché sono le fondamenta. È come una casa. Tu prima di fare la casa non vai in alto, vai in giù, vai in basso. Dunque vuol dire che prima devi entrare dentro, no? Se noi facciamo... Sì, appunto per quello dico, io faccio un paradosso. Dopo un anno da questo livello, che abbiamo fatto un lavoro su noi stessi, comunque se siamo eventualmente pronti... No, intendevo immediato, no. Io invece avevo capito immediatamente dopo questo primo livello. No. Intendevo comunque, non mi era molto chiaro, perché ho capito che è molto teorico, ci sono molte nozioni, proprio perché è un discorso sulle fondamenta, però volevo capire, siccome non mi sono mai approcciata con questo tipo di corsi, allora, il concetto proprio, perché è chiaro che bisogna lavorare su se stessi per poter ambire al secondo livello, perché altrimenti non avrebbe senso. Sarebbe fondamentalmente come un'università privata dove ti passano gli esami e poi non hai studiato, quindi a me non interessa il titolo, a me interessa apprendere. Allora, calcola questo, che generalmente nel Reiki, quello occidentale, appunto questo della Takata, viene tutto delegato all'energia, tu sei semplicemente un canale, e non devi fare nulla, non dai nulla di tuo, l'energia intelligente sa dove andare, sa quello che deve fare. E ci sono anche maestri che ti danno primo, secondo e terzo livello, anche magari in 2 o 3 weekend. Scusate, qua stanno facendo non so che festa, forse c'è qualche compleanno. Vabbè, Graziano, ma nel mio caso, ripeto, cioè io lo so, per come sono fatte. No, ma io ti sto... Lo so, cioè, però io sto spiegando il contesto. No, ti sto dicendo, come se io andassi all'università, normalmente...
di 4 anni mi dicessero: non ti preoccupare, in un anno ti do una laurea. Sì, ok, avrei il titolo, però sicuramente non avrei le competenze. Ma meno male, quindi... non esiste un'università del genere, se no saremmo veramente in guai. Per quello ti voglio dire, cioè a me non è una questione di fretta o di tempi, sì. Era per capire se comunque fosse poi un successivo. Ti spiego meglio, allora, ti spiego meglio perché ho capito il tuo assunto qual è. Allora, ad oggi in Italia, per quanto riguarda le discipline bionaturali, ok? E non c'era nessun tipo di, come devo dire, regolamentazione su quello che è una formazione. Ognuno si organizzava per disciplina un po' così, dunque anche nel Reiki, no? O anche nello Shiatsu o tutte le altre discipline. Con l'avvento della legge 4/2013, che è quella legge che regolamenta tutte quelle professioni, non solo queste qua delle discipline bionaturali, che non sono regolamentati appunto da albi professionali o registri professionali, ha iniziato a dare tutta una serie di regole. E dunque ha suggerito innanzitutto alle associazioni professionistiche di disciplina di mettersi insieme, fare dei tavoli tecnici e stabilire, ok, un primo livello, quanto deve studiare per essere un operatore qualificato di primo livello, un secondo livello e via discorrendo. La Regione Lombardia, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, ha fatto proprio questo. Ha avviato tutta una serie di tavoli tecnici e ha stabilito per tutta una serie di discipline bionaturali, tra cui rientra il Reiki, un standard formativo, va bene? Che per il Reiki, per avere quell'attestato di qualità o di competenza che ti permette poi di entrare nei registri di disciplina, perché la legge 4 dice innanzitutto dobbiamo tutelare il consumatore, perché il consumatore ha diritto a sapere in che mani si va a mettere. Cioè, io voglio andare domani a fare un trattamento da Serena, ho il diritto di sapere Serena che tipo di formazione ha fatto, se fa formazione continua, se in qualche modo rispetta gli standard, e dunque se li rispetta riceve l'attestato di competenza o di qualità e viene messo in dei registri pubblici. Per il Reiki, per ricevere questo attestato, sono 300 ore di formazione. Vuol dire che un primo livello devono essere 150 ore, un secondo livello sono altri 150 ore. Dunque diciamo che un percorso professionale per accedere a questo tipo di attestazione si consegue in un biennio. Io sto portando avanti un tirocinio, che è una sorta di follow-up al corso, a cui sono già iscritti più di 70 persone che hanno fatto il corso come voi lo stanno facendo e che gli è interessata l'argomento, e settimanalmente noi ci incontriamo una volta a settimana e andiamo ad approfondire e andiamo a fare tutto, anche una serie di esercizi, proprio per arrivare poi anche a quelle 300 ore. Non per forza uno perché vuole poi fare questo come lavoro, ma proprio perché ritengo che ognuno abbia il diritto ad avere il massimo della formazione. Cioè, qua non si tratta di dire, vabbè, tu non lo vuoi fare come lavoro, fai una formazione di serie B. Tu invece vuoi farlo come lavoro, fai una formazione di serie A. Secondo me la formazione deve essere uguale per tutti, al di là di quello che uno poi vuole fare da questa formazione. Dunque questo è il mio progetto formativo, anche perché io sono responsabile nazionale del Dipartimento di Scienze Tecniche Olistiche per un grande ente che è l'Associazione Italiana Cultura e Sport, per cui noi stiamo proprio aiutando il settore delle discipline olistiche a crescere e a diventare più professionale. Perché di questo ha bisogno. Dunque uscire fuori anche dalle attestazioni autoreferenziali, dove non c'è nessun tipo di controllo, dove tu fai, come dicevi tu, fai come te pare, domani, che ne so, me paghi, ecco qua l'attestato, non ti preoccupare. In Italia è vero, è un po' così. Invece noi stiamo veramente lottando per invece alzare il livello di queste discipline, perché queste discipline possono essere un'integrazione, un aiuto per la società, per mantenere la salute, dunque possono essere delle tecniche di prevenzione, dunque che aiutano la persona a stare meglio. Però per fare questo dobbiamo anche preparare le persone in modo serio e offrirgli delle reali competenze. Ecco perché sto dicendo, dunque sì, dopo un anno, se tu pratichi, se tu in qualche modo fai un percorso, no? E acquisisci delle competenze,
è giusto che tu vai avanti e ricevi nuovi strumenti per andare oltre quel primo livello. E questa è la mia visione. È chiaro, tu puoi anche oggi fare il primo livello e fra una settimana vai da un altro maestro e quello non avrà nessun problema magari a darti il secondo livello. Ti sto spiegando semplicemente il quale, diciamo, l'entità e l'ambiente Reiki oggi in Italia, capito? Cioè, trovi dai pseudo guru che, insomma, a delle persone molto professionali che invece cercano di passare. Sì, era il discorso che, se ricordi, facevamo proprio sul settore che facevamo al telefono, che purtroppo questo settore ci sono tanti ciarlatani, infatti per quello la mia domanda certo, era ma è normale. Mirata per capire. Sì, 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 ma è così. Competenza e tutto. Ma vedi, il fatto del... il ciarlatano si può muovere perché? Il ciarlatano si muove perché quando entri in un ambiente di zona grigia, dove tu non hai dei mezzi per provare quello che dice, capito? Cioè, io adesso sono il maestro, no? Ammettiamo, e tu poni fede in me perché dici, ok, questo è il mio maestro per questo corso, mi aspetto che lui sia un professionista, qualcuno che è in grado di trasmettermi qualcosa. Se io mi dico, sai, vedo nella tua aura una luce dorata e ne vedo una viola e una ultravioletta e una bianca che sta muovendo, i tuoi chakra si stanno espandendo, già solo che stai parlando con me vedo che hai avuto un ampliamento del tuo campo bioenergetico, tu come mi contesti questo? C'è molta manipolazione e chiaramente si basa sulla fede, cioè devo aver fiducia che ciò, quello che dice quella persona è così. Ma li metti subito in crisi questi personaggi quando gli dici, ok, visto che tu sai leggere l'energia, dammi dimostrazione, fammi una diagnosi. Io ho un problema in questo momento, dimmi dove la mia energia è disarmonica. Allora, là, o veramente legge l'energia e ti dice, bene, tu c'hai una disarmonia, che ne so, in questo punto o in quell'organo, o altrimenti l'hai messo in crisi, perché non sa che cosa dirti. Perché un professionista del campo bioenergetico deve saper leggere il campo bioenergetico. Capite? È come se tu vai da un medico, e il medico non ha mezzi per farti diagnosi, e inizia a dirti, ok, inizia a prenderti un antibiotico, poi se non funziona prenditi un antinfiammatorio, poi se non funziona prendi un antidolorifico. Invece no, chi lavora in questo campo, è il lavoro in campo bioenergetico, deve avere la capacità di fare diagnosi bioenergetica. E questo è il grande gap, mo sto già anticipando un argomento, ma questa è la grande differenza che c'è tra il Reiki che viene propinato in Occidente, ok? Dove tu, tac, perché il master ti fa l'attivazione, addirittura l'attivazione, e dunque tu adesso da zero, tu entri inguaiato al corso, faccio un esempio, entri al corso perché hai dei problemi personali, non stai bene, hai tutta una serie di problemi, ed esci dopo due giorni che invece sei una persona miracolato, che adesso puoi andare e portare la luce e l'amore. Perché questo? Ci sono tutti una sorta di motivi che poi io spiegherò domani. Mentre in Giappone la questione è completamente differente. Se non prima sai fare diagnosi, se non prima non sei in grado di fare Biosen, questo è il nome della tecnica, e leggere l'Ibiki, che sarebbe questa energia disarmonica, è inutile che ti do strumenti per operare, perché non sapresti dove. Ecco perché in Occidente ci sono dei trattamenti standardizzati a posizioni fisse, mentre in Giappone no, ti danno, prima tu devi dare dimostrazione che tu sai fare Biosen, dunque sai fare diagnosi, dopodiché ti do tutta una serie di strumenti per intervenire sulle varie disarmonie energetiche. Ecco perché serve un percorso, capito? Perché tu devi acquisire delle capacità, delle abilità, cioè il corso è questo, il corso è un'acquisizione di abilità che chiaramente si possono acquisire, non è che non si possono acquisire, bisogna però allenarsi, è come in tutte le cose, cioè, non basta un'attivazione o un'iniziazione per arrivare a quello. Va grazie. Bene? Sì, chiarissimo, grazie. Qualche altra domanda?
Qualcuno vuole chiedere qualcos'altro? No? Tutto chiaro? Sono anche entrate altre persone dopo. Se vi volete anche voi presentare al volo, Sara, Elisa. Sicché poi possiamo chiudere. Comunque è passata un'ora, è volata anche... Vai Sara! Eccomi! Ciao! Niente, io sono incuriosita dal Reiki perché, diciamo così, sono 3 anni che mi sono avvicinata allo yoga, ho intrapreso un certo tipo di percorso. Siccome pratico appunto Kundalini Yoga, iniziato perché appunto ho avuto un risveglio abbastanza, diciamo così, improvviso e inaspettato. Mm-hmm. E da lì appunto poi è partito tutto un certo tipo di percorso e mi interessava approfondire questo discorso di energie, il discorso della teoria dei 5 elementi, mm-hmm, a cui mi sono già un pochino approcciata e niente, siccome credo tantissimo nell'energia dei chakra, del lavoro dei chakra, volevo approfondire questa... Mi interessava il tuo corso, volevo appunto capire come funzionava questo approccio di 5 giorni, 6 giorni, mm-hmm, per poi appunto capire come funzionava quel primo livello. Quindi la tua scuola comunque dura 1 anno, giusto, per il primo livello? Esatto. Perché sì. Purtroppo mi sono connessa dopo, infatti sono ancora in macchina, ti seguo dalla macchina, però... Ti ho seguito, insomma, abbastanza, quindi se ho capito bene, questa è un'introduzione, è un'introduzione al primo livello. Sì. Diciamo che cercherò in questi 5 giorni di farvi vedere tutto quello che, diciamo, il Reiki effettivamente offre anche, no? Come strumenti, come metodo, però non possono bastare 5 giorni per poi diventare, insomma, o per strutturarsi a poter poi operare, però comunque vengono degli offerti dei trattamenti che si possono fare su se stessi, delle meditazioni, comunque ci sono delle cose che noi possiamo fare, indipendentemente se uno poi vuole, diciamo, andare avanti, approfondire, studiare, perché magari vuole veramente rendere poi efficace l'uso della bioenergia sia per se stesso che per gli altri. Oppure semplicemente può dire ok, interessante, però magari mi basta. Cioè questa è chiaramente una cosa libera. E, ognuno poi deve decidere quanto questo tema, questa disciplina gli può interessare o quanto magari può anche bastare qua. Ma appunto l'ho detto subito dall'inizio, proprio una questione etica, morale, non posso dire che voi dopo un primo livello adesso siete operatori e potete andare a guarire il mondo. Potete fare esperienza, chiaramente. Vai su un amico, vai sul compagno, vai sulla madre. È anche giusto, anzi, io spingo sempre, fate esperienza, mettete le mani, vedete quello che succede, però da là capire qual è la dinamica bioenergetica, cosa questa dinamica bioenergetica può innescare dentro di voi e sull'altro. Come gestire l'energia, il flusso di energia che avviene tra una persona e un'altra, come anche gestire magari una disarmonia energetica. Ci sono tanti ambiti nell'ambito della, per esempio, della diagnosi che vanno valutati, ma che per esempio nel Reiki occidentale non viene proprio menzionato, capite? E domani vi spiegherò anche i motivi per cui c'è questa grande mancanza di un grande invece argomento che è importantissimo, che riguarda proprio la diagnosi. Va sì, bene, sì, no, ma, sì, sì, no, mi interessa proprio a livello personale, perché anche se c'è un domani, insomma, vorrò intraprendere una, diciamo così, carriera in campo olistico, mm-hmm, perché insegno già a breathwork, per dire, no? Quindi insomma il respiro abbinato alla, sì, camminata, sì, sì, tutte queste cose. Però proprio, cioè, per esperienza personale, cioè, condivido tutto quello che hai detto, nel senso che pur avendo intrapreso, come dicevo prima, un certo tipo di percorso,
man mano che vai avanti, diciamo, hai delle consapevolezze per cui vedi, riconosci certe dinamiche, però è una cosa, cioè, infinita, non sarà mai finita. Quindi comunque avere anche lo strumento del Reiki a livello personale per riuscire a capire dove, nonostante, diciamo così, appunto, ripeto, determinate consapevolezze, dove comunque ancora ti blocchi, dove in certi punti ti blocchi ancora a livello energetico, a livello di chakra, secondo me, appunto, a livello personale anche, penso che sia importantissimo. Sì, sicuramente i chakra sono uno strumento di lettura e di evoluzione molto interessante, ok? Che possono offrirti una mappa anche, no? È una fotografia, ti può offrire una fotografia di quello che è il tuo stato bioenergetico al momento e ti può dare delle indicazioni su dove tu devi anche andare a vedere qualcosa, ok? Perché i chakra non sono altro che, come devo dire, punti energetici. Qualcosa, sì, sono dei punti energetici che reagiscono però al qui ed ora. Cioè, tutto quello che tu pensi, tutto quello che tu fai, il chakra reagisce. Dunque, io ti potrei fare una fotografia adesso, ok? E fartela fra 2 ore e potrei avere delle differenze. Perché magari in questo contesto tu sei in un certo modo, in un altro contesto magari sei più rilassata, io non so, sei a casa, sei in un altro modo. Dunque, la lettura, quando si fa una lettura dei chakra, bisogna molto fare attenti. Per esempio, in che contesto sto facendo una diagnosi? Capito quello che ti voglio dire? Cioè, gliela sto facendo in un contesto dove la persona è a suo agio? Oppure glielo sto facendo in un contesto dove lei magari è un po' più, no? Non è rilassata perché è la prima volta. Ci sono tante cose che vanno viste. Ok? E tu hai parlato, no? Dei chakra. E avevi detto, hai parlato di blocchi. Possiamo bloccare la nostra energia? Sì. Sì. Possiamo bloccare la nostra energia. Che cosa vuol dire bloccare la nostra energia? Non vuol dire altro che bloccare un'informazione che quell'energia mi porta, a quale io in questo momento non sono pronto ad elaborare. Ok? Facciamo un esempio. Sara, prendiamo il tuo secondo chakra. Tu i chakra li conosci? Sì, sì. Ok. Il secondo chakra è legato all'aspetto emozionale. Io sento, sì. Ok. Ma non solo, anche all'aspetto del piacere. Piacere avere piacere nella vita, vivere, godersi anche della vita, no? Ma anche tutto quell'aspetto emozionale. Dunque, quando questo aspetto emozionale è forte, dunque diventa una dimensione dell'essere molto forte e si entra nel timore, nella paura di non gestire tutta quell'energia che c'è. Ecco perché, per esempio, il punto Hara, dunque il Tan Dien, è un punto molto importante che è proprio alla base del secondo chakra, perché l'energia sessuale e l'energia emotiva sono due energie molto, molto forti. Quando noi non riusciamo a gestire questa energia, cerchiamo delle strategie. E una delle strategie è chiaramente il controllo. Dunque, la mente che fa? Inizia a razionalizzare tutto. Perché attraverso il logos, attraverso la razionalizzazione, cerco di incanalare, tenere a bada, no? Quella fonte invece, perché è istintuale, quell'energia che è prorompente, che vorrebbe emergere, vorrebbe, insomma, fluire, che però l'essere dice, ok, ma come gestisco tutto questo, no? E qua conta molto l'educazione, quanto sono stato spinto ad essere spontaneo, quanto invece non l'ho potuto fare, ok? Vedi le cose, stai avendo, come devo dire,
delle relazioni con quello che ti sto dicendo? Sì, sì. Ok. E questo perché, insomma, parlandomi, mi sono arrivate comunque delle informazioni riguardo a questo aspetto, no? Perché quando tu hai parlato di blocco, mi sono arrivate queste informazioni che sono relative proprio al secondo chakra, ma anche al quinto chakra. Scusate se mi intrometto, vi avevo accennato che dovevo andare via alle 8. Vai, Serena. Mi stava piacendo troppo, però ci vediamo domani sera. Ti ringrazio di essere stata qua comunque, grazie, ci vediamo domani sera. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Grazie, scusatemi. Vabbè, Sara, io non mi volevo, insomma, essere invadente, però era un buon esempio, visto che avevo parlato di lettura dell'energia, no? Di dare anche subito una sorta di dimostrazione, e io ti confermo che ci hai azzeccato in pieno, perché di esempio perché tendo solo a dare un esempio di questo, si tratta perché un professionista che lavora con l'energia deve essere in grado di fare diagnosi bioenergetica. Se non è in grado di fare diagnosi bioenergetica, va alla cieca. È uno che ha la cieca, insomma, e di questo si tratta. E questa è una cosa che tu negli anni acquisisci con la pratica. Comprendi? Ecco perché serve un follow up, non può un corso bastare. Vedremo, poi lo vedremo comunque quando faremo il corso, porterò altri esempi e dunque potremo anche approfondire questo aspetto qua. Io mi scuso se ti ho preso, insomma, alla sprovvista, senza magari chiederti se... Però non ho detto nulla di strano, ho parlato in generale. Guarda, io ne sono felice perché comunque, cioè, ero consapevole di queste cose, quindi, cioè, mi hai letto perfettamente, quindi quello che ho tentato di esprimere l'hai tradotto, diciamo così, in termini più, diciamo così, corretti, ma cioè, sì, è quello. Ok, mi fa piacere. Dunque, già sai su cosa puoi iniziare a guardare, ok? Diciamo che ci sto lavorando da parecchio, però come dicevi tu non è immediato, non è semplice, no? Lasciare andare. È semplice perché sei strutturata, capito? La tua strutturazione non ti permette di vivere una condizione in questo momento diversa, anche se c'è la voglia di farlo e c'è la consapevolezza di doverlo fare, però la struttura che tu hai costruito intorno a te è più forte in questo momento, capito? Perché quella struttura, male, come si dice, volente o nolente, e ti dà sicurezza, perché mi ha portato avanti fino adesso, no? Appunto, questo voglio dire. Allora è come, sai, uscire fuori da quella comfort zone e dire ok, adesso costruiamo qualcosa di nuovo, e tu dici sì, aspetta un attimo, ma poi sono in grado di fare qualcosa di nuovo. Purtroppo, se non butti giù prima quella struttura, non puoi costruirne una nuova, non c'è altra strada, e prima o poi dovrai avere il coraggio di farlo e viverti per ciò che sei. Sai cos'è? Per questo mi piace avere sempre nuovi strumenti, perché ho già iniziato, no, questa destrutturazione già da un po' di anni, però man mano che vai avanti con le esperienze, man mano che acquisisci consapevolezze, vedi che c'è tanta radice in fondo, ok? Cioè un po' come la cipolla, no? Esatto. Mano devi tirare via gli strati man mano, e ogni volta c'è uno strato nuovo. Man mano che vai avanti con le consapevolezze, che fai anche esperienze, ci sono esperienze che ti portano alla luce un'altra struttura che magari non pensavi di avere. Quindi per questo, esatto, mi interessava il corso, no? Perché comunque avere un altro strumento per lavorare su se stessi. Esatto. Va bene. Abbiamo fatto anche più tardi, dunque io non vi voglio rubare altro tempo. E se non ci sono altre domande, io vi saluto, altrimenti sono ancora aperto, chiaramente, se ci sono altre domande a rispondere, e altrimenti ci vediamo domani sera. E sempre alle 8, giusto? Percorso, sempre dalle 8. Io un po' prima metterò il link, così ci connettiamo. È sempre questo link o un altro ancora? No, ogni giorno ne metto uno nuovo. Ah, ok. Lo metto nel gruppo, così è pronto. Va bene? Ok. Ok, allora, se non ci sono altre domande, io vi saluto. Grazie mille. Vi auguro una buona serata. Spero di non avervi annoiato e ci vediamo domani sera.
Grazie, grazie dell'ascolto. Ciao. E grazie. Di esservi con me. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. A domani sera, arrivederci. Buonasera a tutti, ciao, grazie. A domani sera, ciao.